the place I found where the devil used to go. Infortunio me lo ricordo ancora bene, ecco. Era un allenamento, pioveva tanto, il campo era bagnato. Ricordo che facevamo tattica 11 contro 0 da soli, un tiro respinto, sono andato a recuperare la palla per tirare, ho messo, scivolato il piede che era bagnato il campo e da lì ho sentito rompersi, ecco, l'osso. L'infortunio è una frattura al perone. Devo dire che i dottori mi hanno detto che nella sfortuna sono stato anche fortunato perché non ho intaccato legamenti e niente, quindi ho avuto anche un po' di fortuna. È arrivato in un momento particolare perché era a metà campionato, come ho già detto, e era in un periodo che comunque stavo bene e avevo continuità, quindi per questo ho avuto tanta rabbia. Il lavoro di un infortunato è faticoso, ecco, nel senso perché devi ricominciare da zero, bicicletta, piscina, inizio non cammini, quindi è dura, ecco. Però piano piano, anzi, devo dire che sono a buon punto, il prof Borino mi sta rimettendo in sesto. Abbiamo inizialmente intensificato il lavoro in acqua che permette di dosare il carico e il peso corporeo che grava sulla regione infortunata. Gradualmente abbiamo inserito anche i lavori a secco in palestra, abbiamo utilizzato la bike assistita che permette di poter recuperare a livello organico e a livello muscolare la prima parte dopo l'immobilizzazione, e tutto questo nel proseguire del tempo è stato fatto aumentando sia le quantità che l'intensità di lavoro. Una fase del percorso di recupero verrà svolta a Domodossola, dove lui farà 5-6 ore al giorno di allenamento divise in due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio, e quindi in termini di volume c'è tantissimo lavoro. Direi che la componente psicologica è determinante in tutti gli infortuni, in modo particolare in infortuni seri come quello che ha avuto Gianluca. Perché per l'opinione pubblica il calciatore è semplicemente un privilegiato, non gli sono concesse fragilità, paure, incertezze, pensieri legati alla sua vita personale, affettiva, alla sua carriera, quando si trova a dover interrompere il suo rendimento sportivo perché il suo corpo ha subito un infortunio serio. Tutti gli aspetti umani, psicologici che veramente possono rendere difficile il percorso di recupero o agevolarlo se si interviene con le giuste delicatezze, con le giuste fragilità, passano in secondo piano per gli altri, ma per un rieducatore sono alla base di tutto e sono il collante di tutti gli altri aspetti legati al suo recupero fisico e atletico. Caprari ha reagito come un leone, veramente ha tirato fuori degli aspetti del suo carattere che io sinceramente non che non avessi intuito, ma veramente ha dato più di quello che mi aspettassi, e questo gli ha permesso anche di anticipare un po' il percorso classico di recupero, e credo che non siamo molto distanti dal momento in cui lo vedremo correre sul campo, però prima dobbiamo avere l'ok dello staff medico e sanitario. Devo dire che sono stato vicino a me, oltre alla mia famiglia e la mia compagna, che devo dire ha fatto un mese dove mi è stata dietro tanto, e anche lo staff, e tutto staff sanitario e mister e tutti. Ecco. La voglia di seguire la squadra è tanta, ecco. In casa vengo sempre, fuori casa faccio quello che posso, ecco, vedo la partita in TV. Come ho detto già prima, dispiace non essere in campo e l'unica cosa che posso fare è vedere le partite e stare vicino ai compagni. Stare fuori e vedere magari i compagni soffrire è duro, ecco. In quel momento vorresti essere in campo e dare una mano. Però devo dire che quest'anno stiamo andando molto meglio dello scorso anno e siamo lì e dobbiamo crederci ancora perché mancano molte partite.